Ciao a tutti, sono Angelica, ho Angie Tutorials su TikTok, sono una creator e coach, sono nativa TikTok, ho iniziato 2 anni fa creando contenuti per aiutare a creare contenuti, quindi la mia prima, diciamo, esperienza col video breve è stato un tutorial su come utilizzare l'iPhone, è la mia classica serie 3 trucchi iPhone che ti cambiano la vita, e poi ho iniziato a, diciamo, espandere i miei tutorial perché sulla mia bio, la mia bio dice CEO dei tutorial e, diciamo, fornire tutorial sul mondo del tech, su come creare contenuti video brevi, ma anche come utilizzare gli strumenti per creare contenuti video brevi, quindi app di editing come per esempio sorella di TikTok che è CapCut, oppure app per il telefono di modifiche foto, modifiche video, oppure anche semplicemente il telefono stesso, o anche le piattaforme appunto di video, di creazione video contenuti come TikTok e Instagram. Quindi informo sempre la mia community su quando ci sono dei cambiamenti, quando ci sono delle novità, e diciamo che aiuto a replicare dei video virali o delle challenge o dei trend che vediamo tutti i giorni su queste piattaforme e che ci stressano un po' perché pensiamo, oddio, come fa quella persona? Io non riuscirei mai a farlo. Invece con pochi semplici step e pochi semplici trucchi che trovate sulla mia piattaforma capiamo che in realtà riusciamo anche noi a fare dei contenuti che ci rendono fieri della nostra pagina. Ce ne sono molti e dipende molto dal contenuto che stiamo cercando di creare, dalla nicchia, dalla persona e dalla personalità. Sicuramente la creatività è l'ingrediente proprio numero uno, ma in realtà anche più della creatività è l'autenticità. Questa è una parola che si usa e si riutilizza sempre su TikTok, ma veramente non va sottovalutata. Cioè, noi siamo la secret sauce. Ognuno di noi ha un piccolo talento, una personalità, qualcosa di speciale, anche di strana, che magari ci rende unici dagli altri e che dobbiamo portare veramente nel nostro contenuto. La personalità è sicuramente un fattore molto importante, anche quando si fanno dei contenuti muti. Guardiamo Cabby che con un semplice gesto e le sue espressioni facciali è riuscita ad arrivare dove è arrivato lui. Ma una delle mie più grosse ispirazioni in realtà è Marta Sierra, che è in realtà nativa Instagram e che crea dei reel molto interessante di ispirazione che ci fa innamorare con ogni post. La cosa però è che quando io spiego il trucco dietro, quindi quando io do le carte per poter riuscire a creare il contenuto, lì va un attimo riadattato, ed è questo di cui sto parlando, che in realtà l'ingrediente numero uno è proprio essere fedeli a se stessi e portare un po' di noi in qualsiasi contenuto facciamo, perché in fondo è un po' come un grosso puzzle o come un Jenga, mettiamo ognuno un pezzo sopra l'altro, ognuno prende ispirazione dall'altro, ma se non ci mettiamo un pizzico della nostra creatività, un pizzico di noi stessi, purtroppo diciamo che non andremo molto lontano, ecco, soprattutto perché non è una strategia, diciamo, a lungo termine che può essere valida, perché la costanza è un altro degli ingredienti più importanti di questa ricetta che è il video breve, e se noi non ci mettiamo un po' di noi non riusciremo mai a essere costanti nel lungo termine. La pazienza, perché spesso uno pensa di fare le cose veloci e immediate, e questo è un po' quello che do sulla mia piattaforma, perché io mostro come in realtà è semplice fare le cose, però con un pizzico di pazienza io stessa, andando a rivedere il contenuto il giorno dopo, lasciandolo riposare un pochino, mi rendo conto che può sempre essere migliorato, quindi un pochino di pazienza anche con noi stessi, non siamo troppo cattivi nel dire non riesco a fare questa cosa, con un po' di pazienza, un po' di studio, un po' di tecnica, un pizzico di creatività e fiducia in se stessi, ci riusciamo tutti. E diciamo che, come dicevo all'inizio, dipende molto dal tipo di contenuto, dall'industria, eccetera, perché spesso è buona la prima quando si fa intrattenimento, quando si fa, cioè quella cosa che proprio non avresti mai potuto pianificare, è la cosa migliore. Però in realtà anche là, la pazienza dello storytelling del video, la pazienza di andare a creare qualcosa che da inizio a fine ci dice, ci intrattiene, ci dice una storia, o comunque tecnicamente è pulito, è giusto, andare a raggiungere un po' quella non perfezione, ma quella imperfezione perfetta, è sicuramente parte di questa ricetta di ingredienti. Io amo un po' tutto quello che succede su TikTok. TikTok è la mia piattaforma, sono nativa TikTok, mi piace guardare qualsiasi cosa. Chiaramente la mia nicchia è il tech e comunque il content creation e l'education, quindi mi piace molto guardare altri creator di education, prendere ispirazione. Ma in realtà quello che non ci si aspetta è che l'ispirazione migliore ogni tanto è cross category, quindi è di un'altra nicchia proprio. Ogni tanto magari vedo un video di cucina e vedo come qualcuno ha raccontato questa storia
in un modo veramente travolgente, appassionata, e con uno storytelling che mi ha veramente intrattenuta molto, e lì cerco di dire: ma come ho fatto? Forse posso portare un po' di quello nella mia di nicchia. Quindi diciamo che non mi limito a una cosa specifica, a una nicchia specifica, guardo un po' di tutto. Poi da viewer, onestamente, mi piace molto anche il cinema, mi ispira molto. Io dico sempre nei miei workshop di pensare a ogni singolo TikTok, a ogni contenuto che si crea come un piccolo cortometraggio, perché è proprio lì che andremo, no, a sviscerare quello storytelling e quell'intrattenimento di cui sto parlando, che è chiave in tutti i contenuti di video breve che proponiamo. Buoni propositi per il 2023. Leggere il mio libro sul content creation, che uscirà proprio l'anno prossimo, e niente, continuare a credere in noi stessi, continuare a metterci proprio là fuori, che uno abbia 20, 30, 50, 80 anni, c'è spazio per tutti, e veramente, veramente io credo che possiamo arrivare a creare tutti i contenuti di cui essere fieri, ecco, quindi questo. E mai perdere, diciamo, anche la fiducia nelle proprie capacità, nella propria creatività, perché ognuno, secondo me, ha una creatività nascosta che può tirare fuori su queste piattaforme. E so che sembrano tanto dei cliché, ma questo è quello che io ho imparato negli ultimi 2 anni, che veramente, se la tua passione è quella di dormire, sicuramente c'è spazio per te su TikTok.